Nando Dichè, rappresentante storico di Insorgenza Civile, stamattina si parla di debito ingiusto, ma si parla soprattutto di signoraggio sostanzialmente. Sì, la versione d'approccio da parte di Massa Pritica di 081 di non limitare il debito di uso del comune di Napoli al solo problema di Napoli, ma di affrontare proprio il concetto del debito, della moneta debito, del sistema debito, è un tema affascinante che appartiene a tutti i signoraggisti. E quindi siamo qui a sostegno di questa proposta provocatoria di porre al centro del dibattito nazionale il tema del debito odioso, cioè di un debito contratto in nome del debitore e speso contro il debitore, il che è una cosa ingiusta. Mattina si parla di debito ingiusto, siamo in compagnia di Giovanni Precenzano, leader di Pompei Città Ribelle. Pompei Città Ribelle stamattina partecipa fattivamente a questo evento. Buongiorno, siamo qui, partecipiamo soprattutto per rimarcare il fatto che sono 157 anni che lo Stato italiano tratta Napoli nello stesso modo. Infatti anche per queste continue vessazioni stataliste vediamo come l'Italia, il nord riesce a crescere nonostante gli aiuti di Stato, mentre Napoli viene tenuta sempre con la palla al piede attraverso tassazioni, debiti ingiusti, insomma una sorta di piano Marshall col quale, con la scusa degli aiuti col quale ci tengono la palla al piede. Insomma. Jimmy Cappellini, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, stamattina si parla praticamente e involontariamente di signoraggio. Ma sicuramente stiamo dicendo ad alta voce, diciamo, che ci sono grosse responsabilità del sindaco di Napoli per quello che è successo. Noi ne chiediamo immediatamente le dimissioni, perché Napoli ha bisogno sicuramente in questo momento storico di un riscatto, di una rinascita, e questo può partire solo con l'andata via del sindaco De Magistris. Noi lo diciamo ad alta voce e questa manifestazione di questa mattina è la dimostrazione. Pietro Diodato, vice coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Stamattina, Diodato, stiamo manifestando praticamente contro De Magistris, ma soprattutto contro la dichiarazione di debito ingiusto di De Magistris. Sì, perché chiaramente sono dichiarazioni demagogiche. De Magistris dice che c'è un debito ingiusto nei confronti della città di Napoli. Noi riteniamo che ci sia in primo luogo un sindaco ingiusto, un'amministrazione ingiusta, anche perché questo debito che è stato contratto da De Magistris è un debito che si è accumulato ulteriormente grazie alle amministrazioni precedenti, che erano amministrazioni di sinistra, Bassolino, Iervolino. Cioè, De Magistris è l'erede di queste amministrazioni, sono amministrazioni che negli ultimi 20 anni hanno portato Napoli al collasso. Questo è quello che noi intendiamo far sapere ai napoletani, questa è la nostra verità, perché non è possibile che De Magistris cerchi di buttare la palla in calcio d'angolo. Ci sono delle responsabilità da assumersi, e d'altronde se la città è in queste condizioni, le strade sono peggio di quelle dopo i bombardamenti in Siria e in Iraq, se la NM è fallita, il trasporto pubblico è praticamente inesistente, se i servizi sociali non ci sono più, se Bagnoli è fallita e non ha decollato e non ha dato i posti di lavoro che tutti ci aspettavamo, evidentemente ci sono responsabilità precise di De Magistris e delle amministrazioni che l'hanno preceduto.